Mandolese, lei fa parte di quello che poi è il direttivo, sono proprio il direttore dell'Osservatorio Nazionale. Ieri abbiamo avuto i nostri microfoni, il dottor Fedele, c'è anche il presidente D'Alessandro, che è un altro componente, il professor Zamboni, insomma, che scopre questa nuova patologia, la CCSY. Questo osservatorio, le vostre ricerche, parlando anche con altri suoi colleghi, diventa fondamentale perché è un vero e proprio archivio e questi dati potrebbero poi cambiare, no? Come dicevamo prima, fuori dalle telecamere, il punto di vista di alcune cose. No? Sì, certo. Oggi con l'introduzione, diciamo, nel campo vascolare di questa nuova situazione, che è la insufficienza venosa cronica cerebrospinale. Noi negli anni passati ci siamo sempre interessati come flebologia alla insufficienza venosa degli arti inferiori, ma mai di queste vene del collo. E con la scoperta del professor Zamboni di questa presenza di blocchi di scarico a livello delle vene del collo, in modo particolare le giugulari e le vertebrali, noi abbiamo evidenziato che una nuova patologia si presenta nel futuro della medicina, perché sino ad ora non era possibile indagarla, non potevamo scoprirla perché non avevamo gli strumenti che sono l'apparecchio ecocolor Doppler con cui noi vediamo facilmente questi vasi oggi. Pertanto avere evidenziato questa sindrome importante ci ha permesso non solo di trovare delle soluzioni terapeutiche, delle cure abbastanza efficaci, come abbiamo visto l'angioplastica in partenza di questo tipo di trattamento, che è stato veramente molto medializzato e ormai diventato noto a tutti, perché ha dato dei risultati, è stato efficace. Ma strada facendo, siccome non si ha mai un risultato al 100%, nessuna cura dà un risultato al 100%, noi abbiamo evidenziato come scuola romana lì afferente al nostro Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Respiratorie dell'Università La Sapienza, dove il professor Fedele dirige il nostro Dipartimento, abbiamo evidenziato per primi in Italia, perché proprio qualcosa di recente, va bene, la sindrome compressiva venosa di questi vasi. Cos'è la sindrome compressiva venosa? È quando un vaso ha il suo flusso bloccato. Sì, in effetti è una nostra scoperta, sì. E cos'è questo? È che il vaso non può scaricare il sangue dall'encefalo, non perché all'interno c'è una malformazione valvolare, ma in quanto questo vaso viene schiacciato, pertanto compresso dalle strutture miofasciali e ossee della colonna vertebrale. Per questo tratto del collo importantissimo, in cui decorrono tutti i vasi e i nervi ovviamente, tutto è racchiuso da questa struttura muscolare e fasciale, e ovviamente un'alterata postura del soggetto porta nel tempo a una compressione di questi vasi, quali? Quelli più deboli, i quali hanno meno pressione all'interno, che sono le vene, le giugulari, non tanto le carotidi, che sono delle arterie che portano il sangue al cervello, che hanno una pressione maggiore e si difendono meglio dalle compressioni. L'aver evidenziato questa condizione pone una nuova ottica dal punto di vista dell'appropriatezza all'indicazione terapeutica, cioè l'indicazione in un soggetto che ha un blocco da anomalia valvolare è sicuramente in primis un'angioplastica. Ma un soggetto che ha invece un vaso che è bloccato, ma è bloccato dall'esterno, l'angioplastica non è efficace. Quali sono allora a nostra disposizione oggi le possibilità di cura di questa situazione? Innanzitutto ripristinare una corretta postura del soggetto. E come si fa? Lo si fa attraverso vari sistemi. Ci sono quelli chirurgici, ci sono quelli invece fisioterapici. Noi in questi ultimi anni ci siamo dedicati proprio allo studio e al trattamento
con tecniche manipolative della colonna vertebrale, prima con tecniche di storia, che hanno 100 anni di storia, che derivano dalla chiropratica americana, con buoni risultati, ma non ottimali, soddisfacenti, e abbiamo sviluppato una metodica italiana che è una sintesi un po' di quelle che sono le conoscenze in questo ambito, e ci ha permesso di vedere cosa? Che già dopo la prima manipolazione questi vasi bloccati migliorano. Alcuni completamente presentano un flusso di scarico normale, altri parzialmente. Questo è importantissimo perché amplia la possibilità di cura di questa nuova condizione vascolare che si inserisce non solo nell'ambito della malattia sclerosi multipla, ma anche di altre malattie neurodegenerative, come per esempio possiamo parlare dell'Alzheimer, ma possiamo parlare per esempio dell'esperienza recente importantissima della sindrome di Meniere, questa condizione che ovviamente invalida, va bene, moltissimi italiani, anche se non è una malattia, per fortuna così frequente, ma che è sicuramente molto molto invalidante e progressiva, senza cura, come lo è la sclerosi multipla, una malattia curabile oggi, non guaribile ancora. Pertanto una di quelle malattie su cui dovremo molto lavorare, e questo è l'inizio di un percorso con un'ottica nuova. Non si vede più con in una sola direzione il problema, ci siamo spostati, siamo entrati nell'ambito vascolare che tra l'altro era stato già evidenziato sin dall'inizio della malattia 150 anni fa. Dottore, la responsabilità è grande. A livello planetario a modificare quella che non è chiedere la medicina, cioè voi state apportando a livello mondiale, c'è la fibrologia, l'angiologia in questo momento, la fisiatria, perché comunque insomma c'è una triangolazione di tra di voi c'è una collaborazione importante, e per la prima volta delle punte di diamante isolate si stanno unendo insieme. Ieri parlavo con il professore Merito, parlavo con Tessari, cioè finalmente dopo tanti anni siamo riusciti di nuovo a risorpassare la Francia per quanto riguarda questo settore della medicina, lo diciamo in maniera orgogliosa. Invece per la prima volta non stiamo correndo da soli, ma ci stiamo unendo per un progetto unitario, no? Sì, questo osservatorio che nasce per raccogliere i dati, in questo caso di questa particolare patologia che è la CCSVI, è molto importante, nasce in Italia, nasce in un'università, ma è l'inizio di un percorso di raccolta dati internazionale. È un primo step, quello di raccolta dati nazionale, ma già i rapporti, i protocolli si sono aperti a livello europeo e siamo in transito per arrivare anche a avere una raccolta dati internazionale. È un sistema, è un metodo di raccolta dati particolare, in modo tale che i dati siano praticamente utilizzabili dal punto di vista scientifico, perché l'esame con color Doppler è un esame per fare una diagnosi di CCSVI, è un esame complesso che dura molto e che crea molte difficoltà e possibilità di errore umano. Pertanto bisogna trovare uno strumento, e l'abbiamo trovato, che è la repertazione su mappa. Il linguaggio lo sappiamo, oltre che quello nostro che utilizziamo, c'è anche quello per immagini, ed è quello più immediato, quello più comunicativo e più esplicativo. Fare una refertazione su mappa vuol dire avere la topografia, la fotografia della condizione del soggetto su cui si possono fare le analisi, va bene, statistiche, epidemiologiche, noi servono in questo momento per avere una visione chiara di quelle che possono essere le potenzialità e le possibilità terapeutiche future per questa tipologia di malattia.